pochettino il tema di stasera, nel senso di non prendere troppo sul serio le cose, perché ci sono un sacco di stranezze sia nell'Istone che nel fuori, che negli altri linguaggi, che vedremo un pochettino. La prima stranezza è che il Lisp, tra i linguaggi di programmazione diciamo di alto livello, quindi se escludiamo perlomeno il linguaggio macchina, è il secondo più antico, quindi risale al 1958. Per l'informatica è praticamente un'eternità, perché si parla di linguaggi che di librerie, di framework, ambienti che nascono e muoiono nel giro di pochissimo. Parliamo di JavaScript, si parla di 6 mesi prima che qualcosa nasca e muoia, e questo ha 58, quindi 40, 55, 57 anni. Quindi è veramente antico. Nasce come formalizzazione del calcolo, quindi nasce come notazione matematica per gli algoritmi. E tanto è vero che il primo applicazione che ha avuto è il calcolo simbolico delle derivate. Quindi se avete fatto un minimo di analisi, y uguale f di x, scritta con tutti i simbolini proprio matematico, lo date in pasta a sto programmino Lisp, è una delle cose che ho fatto anch'io, in 2-3k si scrive, poi chiaramente uno lo può ottimizzare, raffinare quanto vuole, e questo fa le derivate simboliche. È stata la prima applicazione, effettivamente si presta molto molto bene. Dicevo tra il serio e il faceto, una delle cose che si nota subito nel Lisp, è un po' come imparare il greco, è l'alfabeto, cioè la sintassi. Allora, l'abuso di parentesi, è stato richiamato in Lisp lot of irritating and stupid parentheses, un sacco di parentesi stupide e irritanti, per un motivo, per un ottimo motivo, perché se volete scrivere una cosa banale come A più B per C, in notazione matematica si scrive così, nella maggior parte dei linguaggi di programmazione si scrive così, in Lisp no. In Lisp si scrive aperta parentesi, e vedrete parentesi alla nausea, quindi se è il primo scoglio. Il primo scoglio è questo proprio, delle parentesi. Aperta parentesi più, perché si mette prima l'operazione, cosa si può fare, si vuol fare notazione prefissa. A, poi dopo, visto che si vuol fare B per C, che ha priorità più alta, si fa aperta parentesi di nuovo, asterisco per dire moltiplicazione, e poi B e C. La cosa paradossale, poi io mi diverto ad essere iperbolico, mi scuserete, però in questo caso ci vuole, è che ci sono stati un sacco di tentativi di cambiare la sintassi, veramente tanti, a partire dall'autore, dall'inventore John McCarthy, che era che nasce come matematico, ricercatore di matematica, e sono tutti falliti perché questa sintassi, per quanto brutta, per quanto scomoda, per quanto stupid and irritating, ha dei vantaggi che nessun'altra sintassi. Però per arrivarci ci vuole un po' di calma. Se avete lavorato un po' con i compilatori, si comincia a capire, altrimenti è dura. Lavorato con i compilatori intendo scritto qualche pezzo di compilatore. Allora, uno dei difetti che ha avuto storicamente il Lisp è che non esiste un Lisp. Esistono un sacco di dialetti. Ce ne sono stati di antichi, quindi dal Lisp 1 del 1958 a... non li conosco neanche tutti, ho solo messo un po' di nomi qua dentro, ognuno si faceva il suo dialetto, quindi sintassi simile, però con qualche differenza, con librerie diverse, eccetera. Prego, prego. Abbiamo appena cominciato, non ti sei perso molto. Il difetto, per così dire, di non avere un solo linguaggio Lisp ma di avere tanti dialetti continua anche adesso, per cui anche in anni più recenti, l'ultimo che vedete che ho scritto è il Clojure, ma non è l'ultimo, ognuno o comunque ogni gruppo aveva la tendenza a farsi il suo dialetto. Allora, ce ne sono un pochettino su quelli più recenti vi dico un paio di cose. Allora, Scheme è un'implementazione molto minimale del Lisp, ha delle differenze significative dal Common Lisp, che sarà quello che vedremo di più stasera, poi però vi dirò via via anche quando lo so le differenze o le somiglianze che ci sono con gli altri dialetti, e è usato più che altro in ambito di ricerca universitaria, eccetera, eccetera. Il Common Lisp ha un uso un pochettino più industriale e ha un linguaggio abbastanza più ampio, sono 978 le primitive del linguaggio, quindi le cose
abbastanza grossi, ma non sono 978 sintassi diverse, sono 978 se vogliamo, ripeto, se uno li potrebbe chiamare, che ne so, parole riservate, ma non sono neanche riservate. Simboli, ripeto, c'è il più, il per, il diviso, il più in mezzo. Emacs Lisp, che lo segui di poco, che è un dialetto anche lui, ha diverse differenze, tra cui per esempio il discorso del dynamic scoping, invece il Common Lisp di suo usa molti lexical scoping, poi vedremo cos'è più avanti, ma se volete somiglia più allo scoping delle variabili del C. AutoLisp, che è il linguaggio di scripting che c'è dentro AutoCAD, che è una versione molto semplificata di Lisp, gli mancano un sacco di cose, gli mancano ad esempio la possibilità di definire struct e oggetti, gli mancano i package, pensate ai package Java, gli mancano tutte le macro, per esempio, che sono la cosa di cui parleremo se ci arriviamo in dettaglio, sono la differenza principale tra Lisp e gli altri linguaggi. Il VLAN, che invece è una sintassi tipo C, almeno all'apparenza, il Racket, che non lo conosco anche questo, comunque anche lui ha una sintassi per i cavoli suoi, nel senso non segue il discorso aperta tonda e poi roba. GIMP, o meglio GIMP, come linguaggio di scripting ha questo script foo che in realtà è un dialetto di Lisp, per cui se lo vedete anche lui aperta tonda, roba. Il Clojure è un pochettino diverso dagli altri perché nasce sopra la Java Virtual Machine, quindi è un linguaggio che gira dentro la Java Virtual Machine e promette, in realtà lo fa, massima interoperabilità con qualunque libreria Java. Questo è un tentativo che è stato fatto nel tempo tante volte, di prendere un linguaggio che quindi avesse già una comunità dietro, che quindi un set di librerie molto ampio, eccetera, eccetera, e scrivere un'implementazione di Lisp che fosse interoperabile con quel linguaggio. Hanno fatto implementazioni di Lisp che traducevano in C, ne stanno facendo un paio adesso che traducono in C++, ne stanno facendo qualche centinaio che traducono in JavaScript, non è ben segno che stiano facendo qualche centinaio, ne hanno fatte due o tre che girano sopra la Java Virtual Machine. Una è il Clojure e poi ci sono alcune altre implementazioni, in particolare ce ne vedremo più avanti. Allora, quale scegliere? Come vedere che sarà risposta classica per il resto della serata? La risposta è dipende, dipende da cosa volete fare. Io ho scelto il Common Lisp e vedrete perché. Uno dei motivi è che è tra quelli più usati. In realtà il Lisp in sé non è usatissimo, ci sono comunità molto più ampie per altri linguaggi. Per dire, sono andato a una conferenza di Lisp a Londra il 20 di aprile e eravamo 90 persone. L'anno scorso ero a Parigi, sempre per la stessa conferenza, ho presentato un articolo, ho anche fatto complimenti, e anche lì eravamo un'ottantina di persone. Ci sono i meeting internazionali, tipicamente c'è una comunità abbastanza nutrita in Giappone e poi negli Stati Uniti. Però non è un linguaggio così di massa. Allora, dicevo, perché il Common Lisp? Perché comunque all'interno dei vari dialetti è uno dei più usati, è abbastanza ricco, ci sono un sacco di implementazioni open source, tra cui la BCL, che è un'implementazione di Common Lisp che gira su Java, quindi interoperabile con Java. Quindi abbiamo già due implementazioni, due dialetti di Lisp che girano su Java Virtual Machine, il Clojure, che è un dialetto suo, e la BCL, che invece è Common Lisp. Cioè, gli altri che vedete qua, il CLISP, CLISP per esempio compila in bytecode, l'ECL compila in C, quindi traduce in C, comunque anche un bytecode, anche un compilatore bytecode, poi una macchina che fa le bytecode, il CCL, il CMUCL e l'SBCL sono compilatori nativi, quindi compilano il linguaggio macchina. Poi ci sono quelli commerciali li conosco di nome perché chiaramente bisogna sganciare soldi, ci sono le versioni trial di valutazione, se lo volete quelle ci sono, per uso accademico, eccetera, eccetera. La cosa principale che di solito mettono a disposizione in più rispetto alle versioni libere sono degli ambienti di sviluppo per interfacce grafiche. Quindi se volete fare delle GUI in Lisp non è proprio il linguaggio migliore. Se le volete fare in web, allora è un altro paio di maniche, nel senso che tanto web tocca farvela a mano, quindi meglio in Lisp che con altre cose. Però se volete farvi il programmino Linux o il programmino Windows, Lisp si presta fino a un certo punto. Le implementazioni commerciali invece ce l'hanno. L'Eastwork, per esempio, dice
SBCL per quali motivi? Uno, gira su Linux, è open source, eccetera, eccetera. Addirittura è come linguaggio praticamente public domain, quindi una licenza veramente pazzesca. Compila come genera dell'ottimo assembler molto ottimizzato e ha un ottimo supporto multithread. Permette anche volendo di programmare il linguaggio macchina, che è una cosa che a me è sempre piaciuta, di andare più a basso livello. Però chiaramente è la mia scelta, ognuno poi dopo sceglie anche sulla base delle sue esigenze. Una cosa che viene detta tante volte, l'ha detta Eric Raymond, posso solo confermare: una volta che avete capito il Lisp è un'esperienza che si può descrivere in un modo solo, illuminante. È l'unico modo di scrivere. Tant'è vero che aiuta anche se poi non lo usate, anche se poi impiegate la programmazione. Allora, vedo di chiudere l'introduzione perché voleva essere poi dopo una serata più volta alle cose. Avanti. Allo smanettamento pratico, un po' interattivo. Prima di buttarsi nelle parentesi tonde, nella sintassi, quali sono le caratteristiche principali del Common Lisp? In realtà molte di queste sono condivise con gli altri dialetti di Lisp rispetto ad altri linguaggi. Allora, è tipato fortemente, questo vuol dire che se avete un oggetto di tipo stringa non potete fare come in C, prendo il puntatore, lo casto, lo faccio finta che sia un puntatore a int, no. Un oggetto di tipo stringa è un oggetto di tipo stringa. Ci accedete e accedete agli elementi se volete, quindi ai singoli caratteri che lo compongono. Non esiste di fare cose del genere. Quindi non esiste di fare buchi nel sistema di tipi, e quindi se un oggetto di un tipo far accederci come se fosse di un altro. È tipato staticamente? Tipato staticamente vuol dire quello che fa il C e quello fa anche il Java, tanti linguaggi, Python per esempio no, che dovete dichiarare il tipo di ogni variabile. Poi vabbè, una programmazione oggetti, l'oggetto a cui punta un puntatore a X potrebbe essere una sottoclasse di X, questo sì. Allora, se volete, cosa vuol dire? Che di suo il Common Lisp non, e in realtà nessun dialetto di Lisp, vi impone di scrivere i tipi delle variabili. Voi potete fare come in Java scritta in Python, dichiarare una variabile uguale valore. Non si usa uguale, si usa un altro simbolo, però il concetto è questo. Se volete potete aggiungerci un'annotazione che dice il tipo. Serve per esempio al compilatore per controllare se che sia vero, oppure se alzate il livello di ottimizzazione per ottimizzare e scrivere codice assembler o comunque quello che è, ottimizzato in maniera diversa. È sia compilato che interpretato, quindi avete a disposizione prompt dei comandi stile il BASIC o alcuni lo fanno per il Python, però lo vedremo. Procedurale imperativo sì, nel senso c'è a disposizione, se volete c'è. Ci sono gli oggetti sì e object oriented, in realtà è più ricco di quasi qualunque altro sistema di qualunque altro linguaggio di object oriented, forse lo Smalltalk è un pochino più potente. Per esempio il fatto che ha sia l'ereditarietà multipla, quindi potete fare il diagramma delle classi con extende e n classi, non una sola come si fa in Java, insomma in C più più scusa in C. In Ultra Java che ce l'ha ereditato? Ah, il coso, vabbè, ma quello non è molto diffuso, anche quello del Pascal. Hanno fatto il Pascal oggetti da un po' di tempo. E il C per esempio ha l'ereditarietà multipla. Però il CLOS ha i metodi virtuali. Se presente metodi virtuali del Java che a seconda del tipo di una variabile chiamano il metodo giusto, per esempio print di un quadrato chiama il print del quadrato, print del cerchio chiama print del cerchio, nonostante che voi abbiate un puntatore a un oggetto che è una classe base sia il cerchio che il quadrato. Quindi fa il dispatch a runtime sul primo argomento dei metodi, sul dis. Questo c'è sia in sia in C++ che in Java, c'è in Python, c'è un sacco di in CLOS, in Common Lisp no. Volendo i metodi sono virtuali sui parametri che volete, sul primo, sul secondo, sul terzo, su tutti, su solo una parte, eccetera eccetera. Li potete specializzare in maniera arbitraria. L'implementazione è un casino, però funzionale. Se volete è un linguaggio funzionale, quindi le funzioni le possono essere create a runtime sono come oggetti, quindi alle lambda per la function del JavaScript, per esempio, comunque anche in C++, anche in Java, anche in Python ci sono le lambda, quindi si può fare tutta la programmazione funzionale. Uno degli errori che viene fatto, che di solito viene
qua praticamente nessun altro linguaggio ha. Un pochettino il Go, però non l'ho ancora vista, mi sa che sia un po' più problematica, la meta generazione di codice. Quindi potete scrivere un programma che scrive un programma, il cui output è un altro programma. Quindi metalinguaggio, come si fa il metalinguaggio con le macro, sono gli strumenti per fare queste cose, e una delle cose che permettono di fare sono i DSL, Domain Specific Language. Permette di personalizzare il linguaggio e di crearci sopra un linguaggio a vostro uso e consumo. Lo vediamo in pratica, è molto più facile vederlo che non spiegarlo. C'è un supporto nel linguaggio per estendere il linguaggio. Che ha la manipolazione degli AST. Non è quello il problema. Se tu puoi dire al compilatore non compilare questo codice, compila quest'altro, quello già va un bel pezzo in quella direzione. Nel senso, se tu puoi solo leggere l'AST, cioè l'albero sintattico del creato, l'abstract syntax tree, comunque va visto questo, è abbastanza, è uno degli ultimi argomenti, ci arriviamo. Leggerlo è una cosa, se lo puoi anche modificare, allora fai metà. Allora, ambienti di sviluppo, io uso Emacs Slime, ce ne sono altri, c'è dei plugin di Eclipse, c'è chi usa Vim, ce ne sono altri ancora, eccetera, eccetera. Gestione, qui imbarazzo della scelta, cosa usate? Dipende. Lo faccio breve per arrivare alla pratica. Librerie c'è fondamentalmente una scelta sola, SDF, che è l'equivalente del gestore pacchetti di PKG o l'RPM, o serve per installare i pacchetti, e il Quick Lisp, che è l'equivalente di scarica quel pacchetto e tutte le dipendenze. Sono integrati insieme, per cui potete fare carica il server web, gli date il nome, Anchentoot, o ce ne sono diverse, lui scarica dalla rete tutte le dipendenze, compila tutto, si carica tutto dentro e avete al vostro fronte dei comandi il server web. Ci sono fin troppe alternative per lo unit testing, ognuno si fa il suo, ci sono un po' di librerie e si trovano su, ad esempio, il Quick Lisp, al tuo sito ha un indice di librerie, se no ci sono un po' di altri links, di link che poi vi do, perché magari vi fanno scritto. Allora, sconsiglio di usare i pacchetti Debian e Ubuntu di Lisp, perché sono vecchi e fanno casino. Infatti io avevo dato come link questa procedura di installazione, questo sito qua, che vi dice scaricatevi il pacchetto, l'SBCL ancora va bene come pacchetto Debian, però i vari pacchetti CL trattino no, lasciateli, buttateli, anche Slime buttatelo, si installa da qui. La procedura è descritta qua. Cosa? Sono molto più, scusa, non ho capito. Ah, ARC, non lo so quanto sono aggiornati quelli di ARC. Comunque il fatto è questo, dal momento che avete Quick Lisp per installare le librerie, non vale la pena usare quelle delle distribuzioni, perché a quel punto vi gestisce lui le dipendenze. L'unica cosa che vale la pena, chiaramente, è Emacs di turno, il compilatore, l'SBCL, quello sì che potete fare, se no lo scarica dal sito. Slime no, ve lo fa installare Quick Lisp e tutte le librerie scritte in Lisp ve le installate. Perché così ci avete già le dipendenze fatte, altrimenti rischiate che di averci in due copie e poi si mettono a litigare. Allora, links sui testi per iniziare, eccetera, questi li vediamo in fondo e si passa alla pratica. Allora, pratica, io ho già un ambiente Emacs installato. Allora, cambio il colore.
Allora, qui ho ripetuto l'installazione. Allora, questo è un file list. I punti e virgola sono commenti. Dal punto e virgola in poi per tutta la riga sono commenti. Ci sono anche commenti multiriga, ma non si usano. Sono fatti così. Cancelletto, pipe, e finiscono con pipe. Cancelletto. Questo qua non c'è. Allora, da dove si inizia con list? Dall'hello world, chiaramente. Quindi, allora mi tocca lavorare un po' nello stretto, però. Allora, io diviso la finestra in due, di solito si fa in verticale, io lo faccio in verticale, però qua un pochino troppo stretto per farlo verticale e non c'entrerebbe. In alto ho un file, sotto ho il prompt del compilatore list. Se volete vedere come si apre, una volta che è configurato, fate se è Alt X Slime da Emacs, però nella procedura che c'è online c'è scritto anche come ci si apre. Allora, non vi mettete a programmare senza un ambiente decente perché non so come. Allora, print hello world, stampa hello world, lì viene stampato due volte, adesso vediamo. L'altra cosa che potete fare, quindi potete dare comandi al prompt, sempre con la solita sintassi, quindi aperta tonda, prova, è case insensitive, per cui se fate print hello world maiuscolo o minuscolo è la stessa cosa, tutte e due stampano hello world. Potete fare così, di solito si lavora in questo modo, avete un file list aperto, lo compilate in maniera interattiva e dal prompt potete o eseguire funzioni o vedere l'output di quello che fate. Per esempio, io premo CTRL-C due volte qua sopra, lampeggia un attimo sul disco e viene eseguito. Faccio un'altra volta. Esegue non quella riga, esegue quell'espressione. Vediamo. Poi lì sopra c'è punto e virgola compiling, quello che serve. Allora, quella è la sintassi di base, quindi aperta tonda, print per dire. Con le virgole, doppie virgolette ci sono le stringhe. Defun è definisci funzione, define function. Quindi ci sono le funzioni, si fa così. Aperta parentesi, defun, hello world, i parametri tra parentesi. Allora, questo è il primo scoglio. Per tutto ci vuole le parentesi. Per tutto, lot o irritating and stupid parentesi. Quindi se vi fa schifo non vi potrà mai piacere il list. È così. È come l'indentazione del Python. Aumenti, fai più spazi, è come se tu avessi fatto aperta graffa. Diminuisci gli spazi e hai fatto chiusa graffa. C'è chi l'ama, c'è chi l'odia. E qua è uguale. C'è chi l'ama, c'è chi l'odia. Allora, tra parentesi ci fanno i parametri, in questo caso nessuno. dopodiché l'indentazione in Lisp ve la fa lui, scusa, l'Emacs ve la fa lui, quindi se la scrivete in maniera strana, eccetera, pigiate tab e ve lo indenta. Allora, una cosa che chi programma in Lisp non fa mai è di contare le parentesi. Perché voi arrivate, avete scritto qui le virgolette, dice quante parentesi devo chiudere? Allora io comincio a chiuderle. Bene, lampeggia, lampeggia, non ha lampeggiato, quindi quella non ci vuole. Lampeggiato vuol dire che si sposta il cursore nel punto della parentesi aperta corrispondente. Non si mettono così a capo, perché le parentesi alla fine non si guardano nemmeno. Ci si mettono quelle giuste per chiudere quello che vogliamo chiudere e basta. CTRL-C, CTRL-C, ha compilato la funzione hello world. La vogliamo eseguire? CTRL-C, CTRL-C, eccola qui, eseguire. Non c'è una fase separata di scrivo il programma, lancio make, lancio il compilatore, eccetera, eccetera, eseguo il programma, no, tutto insieme. Cioè, avete il compilatore sempre aperto sotto, CLI user maggiore, e definite le vostre funzioni, i vostri oggetti, eccetera, eccetera, dentro il compilatore. Lo arricchite, state estendendo il compilatore. Mi metto un po' di pulce nelle orecchie. Posso anche chiaramente eseguirlo se volete da sotto. Allora,
questo per essere tecnici si chiama REPL. Qui c'è scritto un po' piccolino, REPL, vuol dire Read Eval Print Loop. È il loop che stampa la valutazione di quello che viene letto, come dirò. Quindi lui cosa fa? Praticamente tutto in una botta fa il parsing di quello che scrivete, lo compila, oppure lo interpreta, Eval, stampa il risultato e poi intera. No? Quindi avete sempre il compilatore sotto le mani, potete fare qualunque cosa. Allora, dicevo della notazione prefissa. La notazione prefissa con le parentesi, spesso all'inizio, ripeto, è una lettura di scritto. Allora, altra cosa, proviamo a fare qualche funzioncina stupida, tanto per cominciare. Allora, parlavamo di derivate di funzioni simboliche. Beh, questo è un esempio banalissimo, una funzione che y, che data una x, una a e una b, vi fa la formulina y uguale a per x più b, in una retta, se interpretate nel senso di geometria di piano cartesiano. Gli passate a, b e x e lui calcola. La calcola con questa formuletta qua. No? Allora, cos'è che c'è lì dentro? 1. C'è la solita sintassi. 2. Cosa manca? Non c'è il return. In Lisp non esiste la differenza fra espressione e istruzione. Non so se siete abituati a Python, non lo so, ma in Java e in C++ c'è. Ci sono le espressioni che sono cose che ritornano un valore. Ci sono le istruzioni che non ritornano niente. Quindi non potete fare a uguale if roba, non ve lo compila. If questo a uguale 1, altrimenti a uguale 2. In Lisp invece è tutta un'espressione, qualunque cosa, quindi anche il defun ritorna qualcosa. Se volete vedere cosa ritorna il defun, ve lo faccio vedere, io lo metto qua, invio, ritorna il nome della funzione, hello, maiuscolo perché chiede intendere, qui maiuscolo minuscolo, quindi qualunque espressione ritorna un valore. E in una funzione, l'ultima espressione che eseguite viene preso il suo valore e viene restituita quello come valore di ritorno. Qui non c'è bisogno di scrivere return qui perché c'è un'unica espressione più a per x per b, più per b. Quindi questo qui vuol dire che ritorna la formuletta. Benissimo, proviamo a usarla. Faccio così non si vede niente perché lo compilo e basta, devo stampare il risultato. Ecco. Quindi y calcolato con x uguale 1, a uguale 2, b uguale meno 5, quindi sarebbe 1 per 2 meno 5 e viene meno 3. Non c'è bisogno di retorno. Volevate un po' di parentesi? Eccone qua. Come si fa l'if? L'if si fa così. If, aperta parentesi, if, condizione, then, else. Non c'è il then, non si scrive, si scrive il contenuto del then. Non c'è l'else, non si scrive la parolina else, si scrive il contenuto dell'else. Qui ho messo le parentesi non perché le vuole l'if, ma perché le vuole il maggiore uguale. Quindi io potevo scrivere if true, in realtà true si scrive if. Cosa, scusa? La parentesi del meno x è per il meno. Io potevo fare così, if 1, 2, 3. Se vuoi un then più complesso, ma più di un'espressione, ci vuole la parentesi. Vuole questo, prog n, e qui dentro prog n ci mette tutta la roba che vuole. È come l'aperta grafo, è un blocco, prog n è un blocco, e ritorna l'ultima espressione del blocco. No?
condizione, quindi vuol dire che sottoseguirà una serie di condizioni che vengono valutate in sequenza. Che è successo? Morto. Altrimenti continua, controlla se x maggiore o uguale di 2, eccetera, eccetera. Quindi e valuta le condizioni. Perché se lo vediamo sempre. Allora, questo rimettiamolo com'era. E anche qui vale il discorso di prima, non c'è un ritorno, non si usano i ritorni espliciti di solito perché l'ultima espressione valutata è. Perché ABS è una funzione del linguaggio, quindi se x maggiore o uguale a 0 in questo caso ritorna x, altrimenti ritorna meno x. Cos'è questo? Allora, in Lisp si usano un sacco di caratteri per i nomi delle funzioni che in altri linguaggi sono proibiti, da partire dal percento, il meno, il punto esclamativo, a volte anche il punto interrogativo, eccetera, eccetera. Il punto. Allora, il meno si usa per separare le parole. Quello che tu scriveresti underscore in C o con l'uppercase, quindi il camel case in Java, di solito si usa il meno per separare. Il percento si usa, guarda, questa è una funzione interna, non la usare. In realtà c'è un modo per dire che quella funzione interna non te la faccio usare, però non la esporti, cioè il modo di esportare. Allora, vabbè, queste sono. Ah, ecco, una cosa importante. Le operazioni aritmetiche, più, meno, per e diviso, non accettano due argomenti come negli altri linguaggi, ne accettano un numero qualunque. Quindi si potete fare per xxx, x cubo. No? Stessa cosa, il più, il meno, il diviso. Bene. Allora, se io definisco queste. Un'altra cosa interessante è che, ad esempio, ci sono dei tipi di dato che non si trovano spesso in altri linguaggi come tipi primitivi, ma al massimo quelli primitivi. Ad esempio i numeri razionali, le frazioni. Quindi se io ho fatto print square un terzo, è venuto qua su un nono. Vedete qua su. Poi vabbè, ci sono i float, ci sono i double, che si vede che non vengono stampati con quello lì, ci sono i numeri complessi. Qui sarebbe i, quindi cancelletto c vuol dire complesso, 0 parte reale, 1 parte immaginaria. Questi qui sono 0 e 1 sono numeri razionali, ho scritto un punto qualcosa, e quindi i calcoli vengono fatti razionali, il risultato è meno.
floating point, dice vabbè è approssimato e quindi anche il risultato è approssimato, quindi non fa la semplificazione da complesso a reale. Perché, cioè la domanda era perché il quadrato di i, se lo scrivo così, da un numero, da meno 1 come numero reale, vedete quanto, e se invece lo scrivo come numero con, se lo scrivo con i floating point mi dà sempre meno 1 come numero reale, però mi ci mette anche la parte immaginaria per quanto vuole essere. Il motivo è che per quel, il primo è un calcolo esatto, quindi la semplificazione è lecita. Il secondo è approssimato, perché i numeri floating point sono, no, non sono esatti, sono approssimati. Quindi adesso non si permette di dire, ah, siccome che questo sembra ha la parte immaginaria uguale a 0,0, allora la tolgo, lo faccio diventare numero reale. Non fa questa semplificazione, ve lo lascia con un numero complesso con parte immaginaria uguale a 0,0, perché sa che potrebbe essere approssimato. Allora, gli interi si dividono in due tipi, i fix num piccoli, quelli che sono abbastanza piccoli di entrare in un registro del processore, e i big num che sono quelli oltre a precisione arbitraria. In Python per esempio ci sono gli int long, in Java ci sono i big integer, i big decimal, eccetera. Cosa? L'hanno eliminati? Tutto automatico adesso? Nel 2 qualcosa era c'erano, forse nel 3 non ci sono più. Allora, quello che fa il Lisp da buona eredità matematica è che lui promuove automaticamente i tipi a big num, cioè i valori a big num quando sono troppo grandi. Quindi faccio il cubo di un numero, mi fa tutta questa sfilza che non è un big num, che non è un big num, è un big num. Infatti se glielo chiedo, ah, tra l'altro c'è la riflessione, dice che è un intero da 4 roba in su, in sostanza è un big num. No, questo vuol dire che la somma e il prodotto di fix num non è fix num, però lui lo sa da solo. Quindi se fate A più B e A più B sono i numeri piccoli, il risultato potrebbe non essere un numero piccolo. Allora non esiste il tipo, cioè o meglio, di solito non si dichiara il tipo di ritorno della funzione, è dinamico, quello che arriva arriva. Chiaramente questo vale anche per le frazioni, quindi avete una frazione esatta lunga quanto volete. Bene, dicevamo il case, eccolo un esempio di case. Allora, il case come si usa? Si usa case espressione e poi dopo avete i valori possibili. In realtà potete fare così, potete fare anche questo, potete fare anche una lista di valori. Sapete che in America la domenica si rappresenta con lo zero, no? Allora, questa è una funzione che voi gli date un numero, e se è un numero da 0 a 7, lui ve la trasforma nel corrispondente del giorno della settimana. Voi se fate day of week 3, mi restituisce mercoledì. Vabbè, lo fate in inglese. Allora, primo, perché maiuscolo? Secondo, cos'è l'apicetto? Allora, no. Scusa, day of week 3, dove la vedi la virgola? Non c'è. È la stessa sintassi. Sono tutte liste. È la stessa sintassi. Non si usa la virgola per separare. La virgola serve a tutt'altra cosa. Quindi, così come quando chiamate una funzione non mettete la virgola negli argomenti, se qui aveste avuto altri argomenti lo scrivevate così, senza virgola. Ma l'avete visto prima, eh? No, sono andato veloce. No, guarda, l'hai visto qua. È la stessa sintassi. È l'unica sintassi che c'è in lista. È tutta una lista. Anche la chiamata di funzione è una lista. E i parametri vengono passati come elementi della lista. Chiaramente, occhio, questo è come scrivete i sorgenti. Poi l'esecuzione del compilato è molto ottimizzata, per cui alla fine vengono passati i parametri nei registri, eh? Non è che viene istanziata una lista e passata quella, non scherziamo. La chiamata della funzione è la notazione della lista, questo
anche questa è una chiamata a funzione, la funzione è questa, no? Questa è una chiamata a funzione, questa è una chiamata a funzione. In realtà c'è un'unica sintassi, aperta parentesi, parola chiave. Se quella parola chiave è una parola chiave speciale, dipende, altrimenti se è una funzione, quella è una chiamata a funzione. Ok? È quella la parte ottica, c'è un'unica sintassi, quella. Allora, dicevamo, l'apicetto. Allora, l'apice serve per dire, guarda, questa non è una variabile che, il cui nome è Monday, vai a prendere il valore, ma io voglio proprio il simbolo Monday, come se fosse, come se io a runtime volessi fare calcoli con i simboli. Siamo? Questo si usa sia per implementare, sia per gli enum. Non è la stringa, non è una stringa, è un oggetto di tipo simbolo. Non è la stringa, perché Monday si scrive così. Che infatti se lo scrivete così, non viene, non diventa maiuscolo, le stringhe sono case sensitive. Però i simboli sono case insensitive, quindi se scrivete così o così o così è sempre lo stesso simbolo. Case insensitive? Cioè il PLSQL non ha i simboli. Eh no, quando lavorate con i compilatori ci sono. In qualche linguaggio li stanno volendo introdurre adesso, tipo in JavaScript li vogliono introdurre. Però non servono quando lavorate quando fate compilatori. Perché? Perché se te trovi il nome di una variabile che si chiama x, da un'altra parte si trovi il nome di una variabile che si chiama x anche quella, vuoi accorgerti in compilatore che è la stessa in compilazione che è la stessa variabile, quindi vuoi che punti allo stesso oggetto. Non ha due stringhe che devi confrontarle carattere per carattere, una rottura di scatole. E quindi crei un oggetto di tipo simbolo che è il nome della variabile. Questi ce l'hai anche runtime. Se volete potete pensarli così. Sono oggetti di tipo simbolo che sono i nomi di altra roba. Variabili, funzioni, quello che vi pare. Potete fare anche... qualunque cosa. Quello è l'apicetto. Case va bene, diceva case insensitive, se volete più di un case insieme, non si fa case questo, case quest'altro, ma semplicemente fate una lista, in questo modo. Poi, cosa? C'è un otherwise, se mi ricordo bene, proviamo su. Dichiarazione di variabili, facciamo prima quelle locali. Quelle locali si fanno con let o let asterisco. Let asterisco serve per fare le variabili che dipendono una quell'altra. Vuol dire che se, allora let vuol dire si fa let aperta tonda, sono tutte tonde. Nome della variabile, valore, espressione, qui ci potrei mettere quello che vuoi. Altra variabile, altro valore, quante ne voglio. Siamo? Con let da una delle variabili non posso fare riferimento alle precedenti. Fate conto che è parallelo, le definisce tutte in parallelo. Quindi prima calcola tutti i valori e poi dopo le assegna tutte le variabili. Siamo. Con let asterisco le variabili che stanno sotto possono usare anche le variabili che stanno sotto. Per esempio se io facessi così, non funziona, e da errore. Perché si usa molto lo shadowing. In Java, in Lisp si usa lo shadowing, quindi di dichiarare delle variabili che hanno nomi di altre variabili che esistono fuori. E quindi se no ti intrecci. Però se invece faccio così funziona. Let star, let asterisco. Allora, prima dice A uguale 1, poi fa B uguale A, a quel punto A l'ha già dichiarato, altrimenti le dichiara tutte insieme. E così funziona. Dicevo, ci sono dei casi in cui è comodo. Se ne può fare a meno ovviamente, però ci sono dei casi in cui è comodo. Quando te definisci ABC fuori, poi le ridefinisci dentro, sulla base dei valori vecchi.
comodo avere a disposizione ABC nuovi, vecchi, mentre definisci quelli nuovi, perché altrimenti appena definisci l'anno nuovo perdi quello vecchio e non puoi usarlo per BC. Allora, sì. Se vuoi farlo sulla base del let devi fare tanti let uno dentro l'altro, non mi ricordo. Che poi se volete il let asterisco è la stessa cosa che fare tanti let uno dentro l'altro. Allora, questo qui, io ho scritto setf, però questo qui lui stabilisce questi binding, quindi definisce le variabili, e poi dentro, prima della chiusa parentesi, ci potete mettere quello che vi pare, quello che volete, qualunque cosa. Allora, in Lisp, quando vi dico qualunque cosa, vuol dire qualunque cosa. Ci volete mettere un defun qui dentro? Ci si può mettere. È fino alla chiusa parentesi. Questo è scope lessicale. Muoiono quando esce la parentesi. E se io chiamo una funzione, da dentro la funzione ABC non si vedono. O in C. Se qui dentro c'è una chiamata funzione, io da dentro Square cercassi di chiamare, usare le funzioni ABC e non ci sono, perché nel suo scoping dentro Square non ci sono le funzioni ABC. Nel dynamic scoping ci sarebbero. No, no. Nel C ci sono se te riesci ad arrivare a puntatori. Però se te dichiari, se te dentro Square cerchi di usare la variabile A, ti dice che non è presente. In Emacs Lisp stanno passando dal dynamic scoping al lexical scoping, stanno facendo la transizione in questo periodo. Ci sono alcuni dialetti di Lisp che hanno il dynamic scoping. Dynamic scoping vuol dire io faccio let delle variabili, chiamo tutte le funzioni che mi pare, queste funzioni, anche se loro non definiscono le variabili ABC, se io ho fatto let e le sto chiamando prima della chiusa parentesi del let, ABC esistono e ci possono accedere. Però se chiamo la stessa funzione senza aver fatto let, provano ad accedere ad ABC e non le trovano. Non lo trova. Anzi, quando compili Square ti dà errore, perché dice no, ma non c'è. Te lo dà direttamente lì. Non aspetta runtime per vedere se ci fosse una in giro. Allora, noi stiamo parlando di variabili locali, non variabili globali. Le variabili globali si vedono dalle funzioni, sia in C che in Lisp. Variabili globali sono sotto. Facciamo tutto. In C sì, in C da una funzione puoi accedere alle variabili locali di quella funzione, non alle variabili locali di qualcos'altro, quello no, è la stessa cosa, oppure alle variabili globali. Se le passi. Ma la A e la B no. È uguale, è la stessa cosa, esattamente la stessa cosa. Anzi, somiglia molto al C, perché qui in pratica per dichiarare nuove variabili devi fare un'aperta tonda, quindi C faresti un'aperta graffa, esattamente la stessa cosa. E quando è che muoiono, la chiusa graffa corrispondente, questo è il caso. Allora, quando avete le variabili potete cambiare i valori. Quindi in uguale l'assegnamento si fa col setf. Nella migliore tradizione del Lisp, quando un operatore può fare una cosa, spesso ne può fare n. Come il let non dichiara una variabile, ne dichiara n. Il più non somma una variabile, un'espressione, ne somma n. Il setf non fa un assegnamento, ne fa n. Quindi ha coppie. Il setf a uguale b, ab vuol dire a uguale b. Poi sotto ce ne metto un altro, bc vuol dire b uguale c. Sotto ancora ca vuol dire c uguale a. Quindi ho fatto tre assegnamenti, non mischiate. Non è l'asse che hai dentro, cioè che hai dentro, c'è una variabile, vado a vedere qua, hai una lista 1
quello purtroppo non c'è una regola, te lo devi ricordare, nel senso quante parentesi vogliono queste keyword, queste parole chiave. Fai set F aperta parentesi, no, comincia a far casino. Fai così, non va. Perché set F vuole un numero pari di argomenti. Perché vuole variabile valore, variabile valore, variabile valore. Puoi definire una lista al posto di B, cioè puoi fare apice, oppure... Allora, qual è la fregatura? Perché se io faccio così, questa è una chiamata a funzione o un'altra roba. Questa è una chiamata funzione. No. Aperta tonda introduce un comando, non un dato. Aperta tonda introduce un comando, una chiamata a funzione, un operatore, una definizione di funzione, una macro, eccetera, eccetera. È un comando. Vuoi un dato? Ci devi mettere l'apice davanti, abbiamo visto. Ci arriviamo a vederlo meglio. Questo è lo scoglio, perché usi la stessa sintassi per tutto e quindi fai casino, perché se io dentro il let voglio assegnare a una variabile una lista, allora vediamo come si scrivono le liste, ci arriviamo. Allora, questo square qui è la chiamata funzione. Allora, vediamo come si scrivono le liste, perché per ora le abbiamo usato la sintassi delle liste per eseguire comandi, però non abbiamo manipolato dati di tipo lista. Questo ci arriviamo. Allora, format è il printf, eccetera, eccetera, cioè la sua sintassi, non è quello importante. Allora, poi dopo, variabili globali, ci sono le costanti, si definiscono con def constant, convenzione che hanno un più all'inizio e alla fine del nome, per riconoscere che sono costanti. Quindi se lo rieseguite deve ridare lo stesso valore. Quindi se una stringa per esempio non va bene, perché due stringhe non sono la stessa stringa, mentre due numeri sono lo stesso numero, questo bisogna entrare un po' nei dettagli. Se definite due stringhe Pippo, sono due oggetti diversi, ognuno ha la sua memoria con dentro i caratteri P, eccetera, eccetera. Ci siamo? Invece i numeri, non avendo un indirizzo in memoria dove dentro c'hai i dati, perché l'hai immediati, li puoi usare come costanti. Le rune sono i character, quello sono un'altra cosa ancora. Sono i char. C'è un tipo apposta che si chiama char. Allora, questo per le costanti. Poi le variabili globali si possono definire con due comandi. Def var, che definisce una variabile. Però se la variabile c'è già e lo rieseguite, fate più volte, prende solo il primo. Def parameter, che invece rivaluta tutte le volte, quindi get universal time ti dà un numerino che ti dice che è il numeretto. Def var viene valutato una sola volta sola, è globale, è una variabile globale a tutto il compilatore, quindi a tutto il programma, variabile globale di tutto il programma, quindi da qualunque parte del programma. Purtroppo il Lisp è un linguaggio molto antico, le variabili globali si usano abbastanza. Sì, è equivalente alla variabile globale. C'ha una funzionalità in più per la programmazione multithread, eccetera. Sono thread locker. Già di solo sono thread locker. No, non sono thread safe, sono thread locker, quindi hai la possibilità di avere variabili globali che hanno valori diversi in thread di loro. C'è una sintassi apposta. Però possono anche avere lo stesso valore, dipende da come le assegni. C'è un assegnamento che vale per tutti i thread e uno che vale solo per i thread. C'è una sintassi apposta. Allora, questo qui se lo rivaluto, y vale un valore diverso. Allora, ci sono altre cose, tipo le dichiarazioni di tipo opzionali, passiamo alle liste. Def parameter è semplicemente la stessa cosa di def var, solo che viene, ogni volta che lo valutate lui rivaluta l'espressione, quindi y continua a cambiare. Se lo facevi con def var valeva solo la prima volta.
e altre volte dice no, quella variabile c'è già, allora non cambio il valore. Eredità è anche. Allora, poi ci sono altre cose, tipo le iterazioni, il loop per esempio, la dichiarazione opzionale di tipo. Questo qua. Ho fatto un'altra funzione, l'esempio classico, il fattoriale. Fattoriale di n. Io ad esempio voglio dire, guarda, non mi interessa che n sia un numero enorme, c'è un motivo, il fattoriale se no scoppia, insomma. Dico n è un numero piccolo, quanto piccolo un fix number? Come si fa a dirglielo? Gli si dice così, declare type fix number. No, è la sintassi stile KR, lo dici sotto. Kernighan e Ricci, il vecchio C preanzi. E si fa così, sono opzionali. Quindi fai declare type dentro la funzione, non nella dichiarazione, non nei n, quindi devi ripetere due volte il nome del valore. E scoppia. Non si usa tantissimo opzionale, serve per generare codice più ottimizzato. Allora, il loop è un'iterazione. Cosa volete che faccia loop for i from 1 to n? Fa il loop per i che va da 1 a n. Loop for i from 1 to n è un'iterazione. Fa n cicli, a ogni iterazione crea una variabile i, in realtà crea una variabile i, a ogni iterazione gli assegna prima il valore 1, poi 2, poi 3 fino a n. È un costrutto per l'iterazione. In realtà io non vi volevo far vedere come funziona il loop, vi volevo far vedere che esiste un comando loop che ha una sintassi sua. Allora, il for di suo in list non fa niente. Non esiste un comando for in list. Ok? Esistono diverse cose per iterare, ora non ci volevo entrare nei dettagli. Uno dei comandi per iterare è il loop. Siamo? Loop prende diversi argomenti, ha una sintassi sua. Una delle cose che prende è for variabile e modo per dirgli l'intervallo. Siamo? Per cui io potrei, per esempio, potevo fare così. For j from 0, o quello che mi pare. Quindi loop, sintassi. Quindi cosa succede? Che quando voi leggete il list, e questo è importante, quando voi leggete il list e trovate qualcosa che non capite, dove dovete andare a cercare? Nel blocco di espressione che non capite, prendete la prima parola chiave aperta dopo la parentesi e andate a cercare la documentazione di quella. Quindi in questo caso non si va a cercare la documentazione di for, from, to, perché non la trovate. Dovete cercare la documentazione di loop. Loop vi dirà, loop ha questa sintassi, allora ci potete mettere for vuol dire questo, ci potete mettere while vuol dire quest'altro, eccetera, eccetera. Attenzione, si fa tutto con loop. Allora esistono fondamental. No, allora esiste un tipo di loop solo dove dentro ci sono tutte le istruzioni. Quindi è un mini linguaggio di programmazione. È questo che temevi e è questo il bello e il brutto del Lisp. Quindi il concetto è che ogni parola chiave, ogni comando può introdurre un suo mondo, quindi un suo mini linguaggio. In realtà nel Lisp standard l'unico che lo fa così pesantemente è proprio il loop. Quello è il rischio, perché cosa succede? Questa potenza
il loop è fondamentalmente una libreria. L'implementazione dei loop è una libreria, non fa parte del linguaggio, no? O meglio, è stato standardizzato dentro il linguaggio, ma si può implementare come libreria. Quindi non c'è bisogno che sia una primitiva del compilatore, si implementa come libreria. Capito? È ancora più drammatico, è la maledizione del Lisp. Si chiama così, si chiama maledizione del Lisp. Nell'ottica che chiunque può definirsi un suo mini linguaggio all'interno, eccetera. Ci stiamo arrivando. Qual è il problema? È che rischi di fare una cosa che capisci solo te. Ovviamente è il motivo per cui ci sono così tanti dialetti di Lisp, perché è facilissimo crearsi il proprio dialetto. Ci sono alcuni che lo usano, è raro, sì, si usa poco. Allora, ci sono vari motivi per cui non è molto indossato nell'industria. Questo è uno, perché se c'hai dei programmatori tra virgolette medi che cominciano a fare sti casini, poi non si capisce niente, perché ognuno si crea il suo linguaggio. Io vi ho introdotto il loop proprio per questo, non per vedere come è fatto il loop, ma perché il comando loop introduce il suo linguaggio. È una delle cose che si fa continuamente. Quando estendi il linguaggio lo fai così. C'è un comando apposta da dare e voglio che questo comando qui abbia il suo linguaggio e la sua sintassi dentro. Bene. Vabbè, abbiamo detto che non funzionano. Magari va compilato. Allora, volevo arrivare, se non facciamo in tempo, a darvi, vabbè, il when, eccetera, eccetera, per esempio end e or sono anche quelli, potrebbero essere implementati come libreria. End e or sono quelli classici, volevo arrivare a questo argomento qui, liste e linguaggi estesi, perché era l'argomento chiave e è la differenza fra il Lisp e quasi tutti gli altri. Allora, qual è il discorso? Le due cose sono collegate. Cioè, come si fa a implementarsi un proprio mini linguaggio stile loop? Si fa manipolando le liste. Siamo? In che modo? In questo modo qua. Era un po' tardi, però chiaramente. Allora. No, vabbè. Allora, questo è un altro esempio un po' più estremo. Esiste una libreria che si chiama CLFU, sta per Web HTML Output, una cosa del genere, With HTML Output, che si carica così, col quick lisp. Ora io in realtà ce l'ho tutto fissato perché sennò doveva scaricarsi dalla rete. Gli dico di usarla, use package è l'import del Java o lo use in C++, e definisce un suo linguaggio. Definisce With HTML Output, che come loop introduce un mini linguaggio. Questo è un esempio più estremo del loop, ve lo faccio per farvi vedere. Cosa fa questo? La notazione dei due punti sono dei simboli particolari. Allora, i due punti sono dei simboli che stanno in un package particolare. Diciamo, vuol dire solo questo. No, la notazione è arbitraria. Loro hanno scelto di appoggiarsi a quei simboli, però si poteva fare qualunque altro modo. Potevano fare così, era la stessa cosa. È una scelta. Allora, cosa introduce questo? Introduce una sintassi, introduce un ambiente dove i simboli che cominciano con due punti, che di solito sono dei simboli che hanno come valore se stesso, sono dei simboli particolari. Allora, passo indietro. Allora, i simboli li avete visti, però i simboli sono dei nomi, non è che hanno un valore. Se io ho un simbolo A e scrivo apicetto A, mi ottengo il simbolo. Se scrivo A da solo, il compilatore va a vedere se c'è una variabile che si chiama A. Diciamo? C'è un'eccezione, ci sono i simboli in questo pacchetto particolare che si chiama keyword che hanno come valore loro stessi. Siamo? Quindi se io scrivo due punti HTML, no, non c'entra niente, è CLU eccetera, due punti HTML è un simbolo che ha come valore due punti HTML. Siamo? Io due punti Pippo è la stessa cosa. A si dice A. A mi dice che non c'è una variabile di tipo A. Capito? Quella è la differenza. Allora, il comodo di questi simboli nel pacchetto keyword è che sono costanti
tassi così. Questo qui è l'ISP. È l'ISP esteso. Cosa fa lui? Cosa pensate che faccia con questo? Mi scrive HTML. Ve lo scrive perché ha detto io di scriverlo sullo standard output. Gli ho detto anche di indentarlo, lui l'ha indentato, eccolo. Quindi il passaggio è with HTML output. Quello introduce da lì si entra in un linguaggio suo. Allora, no, with HTML output, come tutte le cose LISP, dice ok, che cavolo c'è scritto lì dentro, vado a vedere la documentazione. Se andate a vedere, c'è scritto che dovete dargli un nome di variabile, in questo caso O, dice, l'output, cioè la stream dove scrivere l'output, in questo caso standard output, lui dice O, allora questo fa let O standard output, quindi assegna ad O standard output, poi dopo entri dentro, in quello che c'è scritto dentro tutti i due punti diventano tag HTML che vengono scritti dentro la standard output. Siamo? Dopodiché, se qui dentro volete metterci dei pezzi di LISP, si può. Quindi non è che siccome siete entrati nel mondo with HTML output non esiste più LISP. Quelli fatti bene vi permettono comunque di fare LISP, di metterci LISP lo stesso. Per esempio, una cosa del genere dovrebbe funzionare. Posso mischiare il linguaggio, mini linguaggio with HTML output con LISP, perché uso il loop, dentro, dico loop repeat 3, fai 3 volte, quell'HTML serve per dire guarda, rientra nel linguaggio with HTML output. È una, se andate a vedere nella macro with HTML output vi dice in quali casi serve. Quindi state mischiando due mondi e ognuno vi dice come passare da uno all'altro. Allora, è una tragedia in che senso? Nel senso che ogni parola chiave, ogni comando che trovate potrebbe aprirvi un nuovo mondo. In cui state mischiando. Scusa, se te scrivi GSP è peggio, di così. GSP. Chi è che ha mai usato GSP in Java, in cui mescoli HTML e Java? Anche in PHP si fa, Mischiate PHP e HTML, la stessa cosa. Qui devi impararli tutti. È lì la differenza. Esatto. Potrebbe essere qualunque cosa. E nel mezzo ci potrebbe essere dell'ISP. In realtà ve lo dice la macro. Nella macro vi dice guardate, è possibile inserirci dell'ISP in mezzo. Oppure no. Quindi entra in un altro mondo e vi dice se c'è modo di ritornare indietro. Allora qui dentro ci posso scrivere LISP oppure posso modificare with HTML output per implementare il linguaggio che mi pare a me. Mi faccio il linguaggio che mi pare a me qui dentro. Questo è il concetto. Per esempio viene usato un sacco per la musica. Chi fa tutta la parte di teoria, ricerca, non so in che modo, si fa i linguaggi per rappresentare la musica. Per gli spartiti. Allora, loop fa parte della libreria standard LISP, per così dire. Per cui se vai a vedere il manuale dello standard LISP ci trovi anche il loop. With HTML output no, è una libreria esterna. Io ti dico della libreria standard, nel senso che potrebbe essere implementato direttamente dal compilatore, potrebbe essere una cosa che c'è costruita sopra. No? Non è importante quello. Se vuoi una libreria integrata dentro, che fa parte dello standard, è un po' come l'STL se vuoi. Te lo puoi reimplementare, sì. Ma anche guida, sì, il loop te lo puoi reimplementare volendo. Ti puoi definire il tuo loop, sì. Qual è la fregatura?
che il loop è definito nel package common list. Il package common list è bloccato, quindi non puoi modificare quel package. Tu ti puoi definire il tuo loop dentro una, da un'altra parte. Così come c'è Java lang string, te non puoi modificare quella, però ti puoi fare la VDS string. E quando fai import, se fai import VDS string invece che import Java lang string, scrivi string e non la vedi la differenza. Qui è la stessa cosa. Loop sta nel package common list, quindi quello non si tocca. Però ti puoi definire il tuo in un altro package. Bene. Allora. Vabbè, qui non gli ho detto da indentare, questo mi rimane. Vedi, with HTML auto to string dicevate dove va a finire. In questo caso c'è un'altra macro che anche lì introduce lo stesso linguaggio, però in questo caso mi restituisce una string. Quindi faccio print e questo me la restituisce. Non gli ho detto da indentare. Siccome gli ho detto stampo lo in una stringa, lui me la restituisce. Non gli ho detto di scrivere tutto. Allora, come si creano questi mini linguaggi? In realtà non sono tanto mini, sono il limite della vostra fantasia. Si scrivono manipolando liste. Quindi vediamo come si manipolano le liste. Allora, se voi scrivete più 1, 2, ora qui non si vede niente perché devo fare così, il più viene interpretato come comando. È quello che dicevamo prima. Se ci mettete l'apicetto davanti, vale con la stessa cosa di simboli. Mi dà la lista. Chiaro? Certo. È esattamente quella la differenza lì. Vedi, così mi sta tre, mi dà tre. Se faccio così, mi dà la lista. Vediamo? L'apicetto. Fa la differenza enorme, fa la differenza fra codice e dati. No, no, perché una lista con un elemento è questo. Le rune character sono questi, che sono, che ne so, no, queste sono rune, hanno una sintassi sua. Sì, puoi fare così, ma è comunque un simbolo. Le rune del Go sono i character, sono un'altra cosa. No. No. Allora, esiste. Allora, l'apicetto in realtà è una scorciatoia per il comando list. Quiz, perché ho dovuto mettere l'apicetto al più e non all'1 e al 2? Vi rispondo io, perché se facevo list più, il compilatore mandava a cercare una variabile che si chiamava più. E perché non la funzione? Perché 1 e 2 sono numeri, sono costanti. Esiste una cosa buffa. Io posso fare così. Posso fare apicetto 1, è la stessa cosa. 1 vale... Non è che si confonde, il più non è un numero, non è una costante con un valore immediato e quindi può avere vari significati. Tra l'altro io ho detto una cosa sottile, che è questa: la variabile che si chiama più, non la funzione che si chiama più. Perché? Perché in Lisp quello che mettete immediatamente dopo un'aperta tonda deve essere una funzione, una macro o un comando. Però io posso fare una variabile che si chiama come una funzione. Sono due mondi separati, le funzioni e le variabili. E possono avere gli stessi nomi. Si chiamano quelli list 2 perché ha due spazi dei nomi. Lo spazio dei nomi delle funzioni, dei comandi, delle macro, e lo spazio dei nomi delle variabili. No? Quindi, se io scrivo più, in realtà, più ha un significato particolare. Più è l'ultimo comando che ho dato. È la variabile che dove dentro ci viene scritto automaticamente l'ultimo comando che ho dato. Insomma, non è quello il problema. Stessa cosa, il per, eccetera. È roba che si usa al prompt se non volete riscrivere un'altra volta lo stesso comando, se fate asterisco eccetera eccetera. Però qual è il punto? Il punto è che io posso definire, se io faccio così, mi dice la variabile lista non ha un valore, è un bound. Siamo? Io posso dare a variabili, posso usare variabili e funzioni che hanno lo stesso nome.
cercherà il comando 1, non lo trova e ti dice non se può, illegal function call. Comunque la domanda era corretta. Siamo? In che modo distingue le funzioni dalle variabili? Le funzioni appaiono sempre come primo elemento dopo un'aperta parentesi, le variabili non ci appaiono mai come primo elemento dopo un'aperta parentesi, e quello è il trucco. Dal contesto sa quale dei due significati usare. Esattamente. Bene. Allora, tu puoi fare così, questo lo puoi fare, e puoi fare anche così. Cosa pensi che succeda? Allora, questo è un apicetto, quindi questo è un dato. Questo è un dato, perché è un numero. Questo è un comando. Quindi ritorna una lista dove il dato ci viene copiato, il dato viene copiato e il comando viene eseguito. No, l'apicetto lo metti quando vuoi che quell'oggetto venga interpretato come dato e non come comando. Vabbè, ma perché? Perché questi sono senza contesto. Noi stiamo facendo gli esempi senza contesto. Quando c'è il contesto lo vedi. Allora, questo ve lo faccio vedere. Allora, questo introduce una dualità enorme. Allora, vi posso far vedere come si manipolano le liste, però in realtà il passo più importante è un altro. Il passo più importante è questo, che io posso, ad esempio, aprire un file list, leggerlo e stamparmi il contenuto come liste. Questo qua, lo faccio vedere. Mi chiedevo il path, apro il file. Vi ricordate l'hello world di prima? Cominciava con hello world, tutta sta roba qua. Non mi ricorda niente, y2-5, il valore assoluto, eccetera, eccetera. Io sto leggendo quel file. Sto dicendo a list, prendi quel file, aprilo e leggi il contenuto come liste. Read, legge come liste. Quindi cosa sto dicendo? Quelli che prima erano comandi, adesso, siccome sono in un altro contesto, sto leggendo il contenuto, li sto leggendo come dati. Siamo? Questo cosa significa? Una cosa fondamentale, che io posso facilmente manipolare i comandi Lisp, quindi i sorgenti Lisp, come dati. Basta metterci l'apicetto davanti, basta fare così. Allora, così è la definizione di funzione. Se volete, è l'esempio estremo di quello che abbiamo detto finora. Ci metto l'apicetto, sono diventati dati. Ok? Bene. Allora, poi vabbè, ci sono dettagli tipo la lista vuota. La lista vuota è nil, che vuol dire anche falso. Come si manipolano le liste? Oh, ci arriviamo. Allora, innanzitutto c'è l'eval. L'eval fa il passaggio inverso. Eval prende una struttura dati e la interpreta, quindi tira su l'interprete o il compilatore se preferite, guarda cosa c'è scritto, qual è il comando che c'è scritto dentro e lo esegue. In JavaScript c'è l'eval, c'è in tanti, si tende a non usare, anche in Lisp si tende a non usare per un sacco di motivi. Però c'è. Allora, come si manipolano le liste? Allora, se voi avete una lista, una variabile globale L, ok, contiene una lista. Benissimo, come faccio a accedere al contenuto? Bene, i comandi sono first e vi dà il primo elemento, e sono rest e vi dà tutto tranne il primo elemento. Se avete un po' di competenze di Java o C++, questa qui fondamentalmente è una linked list, per cui è fatta da primo elemento, puntatore a tutto il resto, poi dopo tutto il resto è secondo elemento, puntatore a tutto il resto. Car e CDR, sì. Sono degli alias, è la stessa cosa. First vuol dire car, storicamente si chiamava car, poi perché c'era un'istruzione del processore su cui
e rest si chiama CDR, è la stessa cosa, first e rest, il primo elemento e il resto della lista. Questo qui, se andate a vedere a livello di linguaggio macchina, sono estremamente efficienti, perché dereferenzi il puntatore e vai a vedere il primo elemento o il secondo elemento. Il secondo elemento è il puntatore e tutto il resto. Esattamente, a sua volta. Quindi sono estremamente efficienti. Per cui non è che si deve ricreare una lista con tranne il primo elemento, eccetera, eccetera. Dopodiché chiaramente esiste setf. Setf esiste non solo per le variabili, però visto che l'ISP non ha i puntatori, come fate a cambiare il primo elemento di una lista? Per prenderlo si fa così, però questo è il getter, l'accesso. Per impostarlo si fa così, setf, stessa espressione, valore. Quando io ho fatto così, chiaramente ho cambiato il primo valore. Chiaramente esiste second, se lo volete, però second cos'è? È first di rest, quindi è il primo elemento del resto, per cui prima scarto il primo elemento, poi trovo il resto, del resto è il primo elemento, che sarebbe questo. Quindi quando faccio così, chiaramente ho messo meno 5. Bene, l'ennesimo, c'è l'ennesimo. Oh, guardate un po' in basso, si vede nth. Ora qui si legge male, però vi dà il completamento, nth n list, in basso si vede, quindi quanto, beh, che ne so, 2 della lista, e mi se cominciano da 0, e chiaramente lo puoi mettere dentro il setup. Vado a vedere cosa c'è dentro, adesso ho messo 0. Vediamo. Queste sono le primitive per manipolare le liste, con queste si fa tutto. In realtà l'ISP ha più di un centinaio di funzioni per manipolare le liste, che sono costruite sopra queste. No. Allora, se manipolate le liste come dati, si fanno. Se no, se manipolate le liste perché state implementando il vostro linguaggio, ci sono delle scorciatoie, che sono ancora più potenti. Vediamo se ci si arriva. Vabbè, ci sono push e pop, eccetera, eccetera. Oh, allora. Supponiamo di voler fare la funzione add. Vogliamo fare il nostro mini linguaggio. No? Per ora non abbiamo tanta fantasia, copiamo il più. No? Allora, come si fa a copiare il più? Io potrei fare defun add xy più xy. No? Però quella è una funzione. Quindi vuol dire che prima valuta gli argomenti, poi li passa la funzione e poi mi restituisce il risultato. Certo, intendo una mia sintassi. Una mia sintassi. Questa qui è molto semplice, poi la arricchiamo. Ci siamo? Sto estendendo il listo. Sto estendendo il listo con un mio linguaggio. Sto facendo delle macro. Quelle che si chiamano macro in C in realtà sono molto più limitate. Il linguaggio di macro in C non è Turing completo. Il linguaggio di macro è l'ISP che ti permette di stare l'ISP, è Turing completo, perché è l'ISP stesso. Come si fa? Invece di scrivere defun si scrive defmacro. Questa cos'è? È esattamente la stessa cosa di una funzione, però questa è la chiave principale di tutto il linguaggio lì. Però cosa dice? Dice, caro compilatore, quando troverai add, questa non è una chiamata a funzione, questo è un comando, e in compilazione, prima di vedere cosa c'è dentro, passamela a questa mia macro add e ti dico io cosa devi compilare. Mi faccio vedere. Allora, io ho definito la macro add. Siamo? Se io faccio add 1, 2, che pensate succeda? Sembra che non sia successo niente. Siamo? Bene, variante. Print, ciao. Solo ha stampato ciao a schermo perché io l'ho eseguito, ma se io la compilo e per compilarla la metto qui, faccio Ctrl C, mi ha stampato ciao in compilazione. Capito?
sottile, cioè sto dicendo ho premuto CTRL-C, CTRL-C su add, quindi ho compilato la chiamata add 1.2. Io lo potevo mettere dentro un defune che eccetera, e mi stampa immediatamente ciao. Qual è il significato? Il significato è che le def macro definiscono della roba, delle macro, che viene eseguita durante la compilazione. Nuovi linguaggi. Qualunque cosa. Io posso fare conti arbitrari durante la compilazione. Io posso fare codice, posso eseguire codice arbitrario durante la compilazione. E fare tutto quello che mi pare. Questo concetto. Basta scrivere def macro invece che def. E poi chiamarlo. Siamo? Questo cosa significa? Visto che posso scrivere. Posso eseguire del codice per poi dopo compilare della roba ottimizzata. Qual è il concetto? Le macro si possono usare, non solo quelle, ci sono le compiler macro, sono più specifiche, ad esempio per generare codice ottimizzato per il caso specifico. Sono un compilatore 64 bit, Big Endian o Little Endian, faccio del codice ottimizzato e con delle macro me la creo al volo il codice ottimizzato. È un sistema 32 bit, bene, allora il codice ottimizzato è diverso e me lo creo al volo. No? Oppure printf, avete presente il printf del C o lo string format del Java? Benissimo, quello che scrivete dentro la stringa di formato del printf viene interpretato a runtime, perché c'è la funzione printf a cui passate la stringa di formato, lei si guarda i caratteri uno per uno e a runtime c'ha la sua macchinetta che lo interpreta e stampa la roba nel formato giusto. In Lisp si può fare anche in compilazione. Voi potete fare, allora ho visto che questo è un inciso, fate format eccetera eccetera e questo viene la stringa di formato che avete fatto su, questa qua viene interpretata. Dove stava la file 0? Ecco, questa stringa qui è una stringa di formato, ora non importa la sintassi. I tilde sono i percento quindi quella va interpretata. Esiste un comando che si chiama formatter, che cosa fa lui? Prende la stringa di formato, che deve essere una costante, diciamo, la interpreta durante la compilazione e la sostituisce con delle chiamate dirette alle funzioni giuste, con i formati giusti, in maniera da non dover interpretare la stringa di formato a runtime. Altro esempio, ci sono delle funzioni, si chiama clpcre, una cosa del genere, di regular expression, una libreria di regular expression, che interpreta le regular expression in compilazione e crea del codice ottimizzato per quella regular expression. Capito le cose che si possono fare? Chiaramente una cosa del genere in C ve la sognate, anche in Java è un casino. Ti crea il tuo linguaggio che può fare qualunque cosa, perché hai il compilatore lì e stai compilando te. Stai scrivendo te un pezzo di compilatore, quindi stai scrivendo del codice che viene eseguito durante la compilazione. Certo. E se sei nella sintassi ti puoi usare qualche macro qua e là, ma poi dopo te la interpreti a runtime. Fai generare il codice G da un programma esterno, però è scomodo perché allora hai bisogno di chiamare il programma esterno che genera il codice C. Lo fai da makefile, sì. No, il codice G generato no, quello di partenza. Se tocchi quello di partenza, se tocchi il codice C e cosa? Sì e no, nel senso che si può estendere anche la sintassi. Ci sono in due modi. In fissa, cioè A più B. Sì, potresti. Allora, te ti potresti fare una cosa del genere. Infix A più B. Dove infix è una tua macro e dice d'ora in poi si usa una notazione in fissa. Si,
si può fare. Non ne vale assolutamente la pena, ma si può fare. Perché? Perché cosa fa? Ha infix. Ah, guarda, si prova. Si prova a fare l'inizio di questo esercizio qua. A operazione B. E te cosa fai? Fai virgola op A. Questo è l'inizio, eh. Poi diventa un casino perché devi stare a fare i calcoli sulle priorità, perché il per e il più hanno priorità diverse, eccetera, eccetera. Però questo è l'inizio. Quindi infix A più, scusa, 1 più 2. Non ho barato, perché se faccio per o faccio diviso. Capite la potenza? Ti rimango, almeno la prima ti rimane. Se vuoi eliminare anche la prima, se vuoi eliminare anche la prima, ti serve un'altra cosa che si chiama reader macro. Cioè, noi stiamo customizzando il parser, quindi a livello di abstract syntax tree, di AST, stiamo dicendo fai queste trasformazioni. Ci siamo? Però ormai la sintassi token, quindi le aperte parentesi, cioè tutti i token sono stati già letti. Puoi customizzare, puoi personalizzare anche il lexer. Ci siamo? Con le reader macro. Quello è al tempo di... Sì, è ancora prima del tempo di compilazione, al tempo di read. Sì, si può fare. Questo cosa significa? Significa che c'hai tanta di quella corda per farti capi e impiccarti che non finisce più. Perché ti puoi creare il tuo linguaggio completamente per i cavoli tuoi. Se vuoi, puoi fare una sintassi che dice, guarda, caro sicatra macro infix, se non capisci cosa vuol dire, fai finta che sia list normale. Sì. Anche troppo. Anche troppo cosa significa? Con questo chiudo, visto che abbiamo sforato i 15 minuti, che quella che ho accennato prima, la maledizione del list, il problema è che è talmente potente che incoraggia a crearsi dei propri mondi, dei propri linguaggi da solo. Non incoraggia la cooperazione tra programmatori. E questo è un problema, perché trovi un sacco di progetti anche carini, che fanno le cose interessanti, che però sono stati lì fatti al 90%, 80%, poi sono stati abbandonati perché c'era una persona sola, non si è mai formata una comunità e il tizio è passato a fare qualcos'altro. Perché questa gente, ecco una cosa bellissima, attira i depressi bipolari. Quindi la gente che ha dei picchi di euforia che crea l'impossibile e dei picchi di depressione che abbandona tutto. Però uno alla volta, e quindi a fare le comunità si fa un po' più fatica. La comunità è nata attorno a Quick Lisp, che invece c'è un tizio che tra l'altro ho incontrato anche un paio di volte a questi meeting, si chiama Zach, che lui è americano e ha fatto questo, cioè ha messo su un server su Amazon Elasticsearch, non so quello cos'è, dove dentro ci mette i tar dei pacchetti che lui si è scaricato, ci ha fatto questo programmino che si riscarica di lì, ha fatto la apt-get con i suoi repository. Ha fatto un repository che è l'equivalente di una distribuzione, è Quick Lisp di cui dicevamo prima, e attorno a questo si è creata una comunità. Che ci sono i comandi in maniera che te puoi installare così. Certo. Ecco, Quick Lisp no, glielo devi, volutamente non li aggiorna, glielo devi dire te di aggiornare. C'è sto tizio che fa i rilasci più o meno uno al mese, che fa una serie di librerie nuove.